Ha picchiato selvaggiamente un anziano triestino. Poi, all'arrivo degli agenti, ha aggredito anche loro, tentando di aprirsi una strada per la fuga, ma gli uomini della polizia locale sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Si tratta di un cittadino kosovaro di 30 anni, ora in carcere al Coroneo. L'episodio è avvenuto giovedì 24 agosto, ma la notizia è emersa solo oggi. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata a una fermata dell'autobus tra Viale D'Annunzio e Via Salem. Tutto sarebbe nato da un diverbio per futili motivi tra l'anziano triestino e il kosovaro. Dalle parole il cittadino straniero è rapidamente passato alle mani. Il trentenne ha iniziato a colpire l'anziano con calci e pugni fino a farlo cadere a terra. Due agenti neoassunti della polizia locale in servizio a piedi in Viale D'Annunzio sono stati attirati dalle urla dei litiganti. Gli operatori sono intervenuti per sedare la lite, ma alla loro vista il kosovaro si è dato alla fuga. Dunque è partito l'inseguimento a piedi e gli agenti, mentre allertavano i colleghi per avere rinforzi, hanno raggiunto il fuggitivo nella vicina Via Salem davanti a un cantiere. In quel momento il trentenne kosovaro ha raccolto da terra una grossa tavola di legno con la quale ha tentato di colpire gli agenti. I rinforzi però sono arrivati e gli uomini della polizia locale sono riusciti a immobilizzare l'aggressore per trasportarlo alla caserma di San Sebastiano. Contemporaneamente altri agenti assistevano l'anziano ferito, portato poi all'ospedale di Cattinara. A causa dei colpi subiti l'uomo ha rimediato una prognosi di 25 giorni. Il cittadino straniero invece non aveva con sé i documenti e rifiutava di comunicare i propri dati. Dopo un controllo gli agenti hanno appurato come l'uomo non fosse sconosciuto alle forze dell'ordine. Senza fissa dimora, il kosovaro è gravato da numerosi precedenti di polizia, anche per reati contro la persona. Proprio per il comportamento particolarmente violento, l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e ora il trentenne si trova al carcere del Coroneo. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto delle generalità e violazione della normativa sugli stranieri.